Noto ortopedico uccide la moglie e poi si ammazza. Femminicidio a Palma Campania, dove un medico 59enne ha assassinato la moglie a colpi di pistola. Poi si è suicidato lanciandosi dal terzo piano. L'incredulità di chi conosceva la coppia. Scandalo ASL, manette ai furbetti del cartellino, 9 arresti nell'azienda sanitaria di Maddaloni, coinvolti anche 5 dirigenti, gli indagati timbravano per poi andare a fare shopping, inchiodati dalle telecamere piazzate dai carabinieri. Paranza dei bambini, 43 condanne per i clan, gli imputati applaudono alla lettura della sentenza nell'aula bunker di Poggio Reale, 10 assoluzioni, condanne da 2 a 20 anni di reclusione per i protagonisti della faida di Forcella. Lettieri, assist di De Luca, ma mezzo PD va con l'ex PM. Stoccata del governatore al sindaco uscente, Renzi merita gratitudine. Intanto De Magistris incassa il sostegno dell'area riformista del PD napoletano, con Cuomo e Daniele. Prostituta uccisa e ancora giallo. A Benevento nessuna svolta nelle indagini sull'omicidio della prostituta nigeriana trovata morta alle porte della città. Un delitto efferato, la donna è stata crivellata di colpi. Insegnante rifiutata perché disabile. È incredibile la disavventura di una professoressa avellinese che non può insegnare in un istituto di Brescia. Il caso denunciato dal padre che rivela il dirigente ritiene la sua disabilità diseducativa. E come avete sentito dai nostri titoli, buonasera, apriamo con un caso di ridondanza nazionale, l'omicidio-suicidio che c'è stato a Palma Campania. Si tratta in effetti dell'ennesimo femminicidio. Dopo l'ennesima lite, Agnello Lamberti, un noto ortopedico di Palma Campania, ha sparato 2 colpi alla moglie, l'ha uccisa sul colpo. Poi è salito in mansarda e si è lanciato nel vuoto, morendo a sua volta. Per noi sul posto c'era Rocco Fatibene, sentiamo. E dal lastrico, il piano superiore al secondo di questa palazzina di via Benedetto Croce a Palma Campania, che il dottor Agnello Lamberti, 59 anni, noto ortopedico in servizio presso l'ospedale Santa Maria La Pietà di Nola, si è lanciato nel vuoto. Si è lanciato nel vuoto dopo aver assassinato sua moglie Angelina Fusco, 56 anni, docente delle scuole medie, un omicidio-suicidio che secondo le prime notizie che trapelano sarebbe scaturito dall'ennesimo lite per motivi di gelosia. Lamberti ha freddato sua moglie con 2 colpi di pistola esplosi da un'arma illegalmente detenuta. Il primo proiettile ha colpito la donna al petto, il secondo alla testa. L'uomo poi è salito in mansarda e si è lanciato nel vuoto dal terzo piano della palazzina in cui viveva con la famiglia, precipitando nel cortile interno. L'omicidio-suicidio, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, sarebbe avvenuto dopo una lite tra i coniugi, una coppia molto conosciuta a Palma Campania. Lui è un noto ortopedico che lavora all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola. Alcuni vicini hanno riferito ai carabinieri di aver sentito poco prima le grida provenire dall'appartamento. L'ennesima lite tra i due che, si racconta, erano già in crisi da diversi anni. Ad ogni modo, i coniugi Lamberti erano molto conosciuti e stimati a Palma Campania. È un bravo dottore, bravissimo nel suo mestiere, era una brava persona. Comunque è successo, quello che non doveva succedere. Dispiace. Una persona calma, una cosa che è inimmaginabile quello che ha fatto. Questo nessuno se l'aspettava, è una bravissima persona. I dissapori tra marito e moglie ci stanno con tutti, è una cosa normale. In via Croce sono giunti i carabinieri della compagnia di Nola agli ordini del maggiore Michele Capurso. Hanno effettuato i rilievi al fine di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Sul posto anche il procuratore di Nola Paolo Mancuso. Al momento del folle gesto i due coniugi erano soli a casa. I due figli della coppia, entrambi maggiorenni, vivono infatti fuori Napoli. Il corpo di Lamberti è stato ritrovato dal fratello, che ha immediatamente dato l'allarme. Il noto ortopedico era in pigiama, i piedi ancora alle pantofole. Il corpo della moglie è stato ritrovato invece nel corridoio. All'esito della perquisizione nell'abitazione, i carabinieri della compagnia di Nola non hanno trovato alcun biglietto. Il sindaco di Palma Campania, Vincenzo Carbone, che conosceva bene la coppia, parla di tragedia inspiegabile, di un momento di follia. L'ho visto a terra con la testa all'indietro. Deve essersi lanciato di spalle. Era un medico, conclude il sindaco, e sapeva come poter morire con certezza.
Cambiamo argomento, parliamo di giudiziaria, si chiude con 43 condanne, pene scomprese tra i 2 e i 20 anni di reclusione e 10 assoluzioni, il processo sulla Paranza dei Bimbi, il clan di giovani attivo a Forcella e nel centro storico di Napoli. 10 imputati sono stati assolti da tutte le accuse, le indagini sono state condotte dai PM Woodcock e Francesco De Falco. Il dispositivo ha confermato l'impianto accusatorio e l'esistenza dell'associazione camorristica della Paranza dei Bimbi. La sentenza è stata letta dal giudice Nicola Quatrato nell'aula bunker del carcere di Poggio Reale. Mentre all'esterno, in attesa della sentenza, si era radunata una folla di parenti ed amici degli imputati. Dalle gabbie alcuni imputati hanno applaudito in senso di sfida alla fine della lettura delle sentenze. Spostiamoci a Caserta, in provincia di Caserta a Maddaloni, ancora uno scandalo di furbetti dell'ASL. Sono 9 gli arresti, coinvolti anche 5 dirigenti. Gli indagati timbravano per poi andare a fare jogging piuttosto che shopping. Sentiamo. Si allontanavano dal posto di lavoro senza segnalare l'uscita per dedicarsi a shopping oppure per accompagnare i figli a scuola. E quanto è emerso dalle indagini culminate nell'esecuzione da parte dei carabinieri di Maddaloni delle misure cautelari nei confronti di 16 indagati, 9 domiciliari, 7 sospesi dal pubblico impiego, tutti dipendenti dell'ASL di Caserta. Gli indagati, 5 dei quali dirigenti in servizio presso il distretto 13 di via Maddaloni, sono ritenuti responsabili a vario titolo di truffa, false attestazioni, certificazioni in concorso, con le aggravanti di aver commesso il fatto in danno ad un ente pubblico. Le indagini hanno previsto l'attività di videoripresa, pedinamenti e analisi dei tracciati dei cartellini magnetici di riconoscimento. Così è stato accertato come gli indagati lasciassero il posto di lavoro subito dopo aver registrato la loro presenza, mediante l'avvicinamento del badge alla macchina cosiddetta marcatempo. Veniva così ottenuta una ingiusta corresponsione, arrecando un danno all'amministrazione stimato dai 450 fino ai 3.400 euro. Sono stati inoltre documentati casi in cui alcuni destinatari del provvedimento, utilizzando i badge dei colleghi assenti, ne registravano fraudolentemente l'inizio del servizio. È stata riscontrata anche la responsabilità dei 2 dirigenti dell'unità operativa di medicina legale circa la falsa attestazione in alcuni certificati di morte della loro presenza presso le salme al fine di rilasciare la necessaria autorizzazione al seppellimento. Figura anche un consigliere comunale di maggioranza del comune di Valle di Maddaloni, in provincia di Caserta. Si tratta di Agostino Renzi e tra le persone indagate nell'ambito dell'inchiesta sui furbetti dell'ASL di Caserta. Renzi, collaboratore amministrativo professionale dell'unità operativa di medicina legale del distretto 13, è accusato appunto di aver agevolato un collega timbrando il suo cartellino e facendolo risultare presente. Per il consigliere comunale, il GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto gli arresti domiciliari. Cambiamo argomento, andiamo a Napoli verso il ballottaggio. Si consuma lo strappo nel Partito Democratico. Cuomo e Daniele si schierano con De Magistris, mentre il governatore De Luca lancia una stoccata al sindaco uscente. Sembra quasi un sostegno a Lettieri. Sentiamo. A molti è apparso un assist per Lettieri, anche se il governatore Vincenzo De Luca non si è apertamente schierato nel duello tra De Magistris e il presidente Atitec. Ma sono parse in perfetto stile renziano le parole del presidente della giunta regionale quando ha invitato i cittadini a fare scelte meditate con una stoccata diretta al sindaco uscente. Renzi merita gratitudine e il rispetto di Napoli. Al ballottaggio, chiarisce De Luca, le ideologie saltano, contano i risultati, specie quando si candidano i primi cittadini uscenti. Insomma, in un PD sempre più diviso, De Luca è di sicuro tra gli anti De Magistris, non fosse altro per il continuo scontro che l'ex PM ha vissuto con il Premier. Ma il PD non ha mai conosciuto a Napoli un tale penoso quadro di desolazione, commenta amaro Antonio Bassolino, che torna a bocciare il patto che La Valente aveva sottoscritto con Verdini, perché ala in Campania soprattutto il senatore D'Anna, che è forte a Caserta ma in città, ha sentenziato Bassolino, non conta nulla. Eppure un pezzo della sinistra PD sceglie De Magistris per ricostruire le ragioni di un centro-sinistra, ha spiegato il senatore PD Enzo Cuomo, che con il consigliere regionale Daniele si è schierato apertamente con De Magistris. La base del PD è dalla mia parte, annuncia sicuro l'ex PM. Sull'altra sponda Lettieri lancia un appello ai 5 Stelle e al PD e arriva a chiedere pubblicamente il voto alla Valente, anche se denuncia ancora una volta di essere stato vittima di attacco da parte dei comitati del suo rivale. A 4 giorni dal voto la tensione è sempre più alta.
Spostiamoci a Benevento. Mastella tuona: la campagna del PD è vergognosa, la conferenza stampa è davvero infuocata, e dice hanno ridotto la discussione ad un mero attacco personale. Del Vecchio invece boccia le proposte del competitor e dice sono idee decotte. I particolari nel servizio. Sbatte i pugni sulla scrivania Clemente Mastella, dicendosi stufo della campagna elettorale messa in campo dal Partito Democratico. Troppi attacchi personali, troppe polemiche basate su quelle che, secondo Mastella, sono solo ed esclusivamente insinuazioni di bassa lega, per non parlare dei programmi che, a dire del candidato del centrodestra, verrebbero copiati dai suoi competitors. Che ritengo la politica sia volta a risolvere problemi, non a creare problemi alle persone, alle famiglie, a fare insinuazioni. E non mi pare che questa sia una cosa molto molto corretta, perché questo stanca la politica, la stanca rispetto alle persone. Io mi devo occupare, preoccupare con i cittadini, vedere che fare, esprimendo solidarietà, perché se non c'è questa solidarietà tra le classi più borghese, quelle più ricche, più agiate rispetto a quelli più poveri, noi andremo incontro ad un conflitto di generazione, non soltanto, ma un conflitto tra ricchi e poveri, cosa che Papa Francesco annuncia da parecchio e purtroppo inascoltato interprete della storia italiana e mondiale. Dall'altro lato, Del Vecchio giudica decotte le proposte di Mastella e il PD elenca le opere messe in campo fisicamente o programmate in questi anni, criticando quelle di Mastella. I cittadini sanno distinguere, dice una nota, tra chi mette in campo risorse serie e chi propone improbabili investimenti di chi ha spostato le produzioni in Romania. Cambiamo argomento, andiamo in provincia di Avellino. Ad Ariano Irpino, la sua veneranda età, 90 anni, non gli ha impedito di sequestrare la badante in casa, ma soprattutto di consumare una truffa in danno allo Stato per 90.000 euro. Si spacciava per cieco, andava in giro sul trattore. Sentiamo. La veneranda età non gli ha impedito di sequestrare una donna e di truffare lo Stato. Ad Ariano Irpino, un falso cieco novantenne, è stato arrestato con l'accusa di sequestro di persona e truffa ai danni dello Stato. L'anziano ha sequestrato in casa una donna dell'est Europa che si era presa cura di lui e, dopo averle sottratto il passaporto e privata del telefono, l'ha obbligata a non uscire di casa. Le indagini sono state dirette dalla Procura di Benevento su segnalazioni dei vicini di casa. L'esecuzione della misura cautelare è stata eseguita dai carabinieri di Ariano Irpino, che hanno pedinato e seguito l'uomo per giorni. L'uomo infatti si fingeva cieco, così dal 2008 beneficiava di pensione di accompagnamento e di invalidità, ingiustamente visti i risultati delle indagini. L'uomo infatti, nonostante la sua invalidità, guidava tranquillamente il trattore, usciva di casa e faceva tutte le commissioni da solo e autonomamente. Ora l'anziano, secondo l'ordinanza, non potrà più accogliere in casa collaboratori e badanti. Il GIP ha anche disposto il sequestro preventivo di beni mobili ed immobili e disponibilità finanziaria per un valore di 90.000 euro in quanto provento di truffa ai danni dello Stato. Benevento è sotto shock per l'efferato omicidio della prostituta trovata morta, crivellata di colpi di pistola alle porte di Benevento. La comunità è sotto shock e invoca più controlli. Sentiamo. Le luci negli uffici della questura di Via De Caro a Benevento sono rimaste accese fino all'alba. Gli agenti della squadra mobile e della polizia scientifica hanno lavorato tutta la notte per cercare di ricomporre il puzzle dell'omicidio di Esther, la 36enne nigeriana uccisa con numerosi colpi di pistola, il cui corpo è stato rinvenuto ieri pomeriggio alle porte di Benevento. I poliziotti della scientifica hanno cominciato le analisi sui bossoli e sugli altri elementi ritrovati sul luogo dell'efferato omicidio della prostituta di colore che ogni giorno da Castel Volturno partiva in treno alla volta di Benevento. Ieri mattina, quando i familiari ed altre persone della comunità nigeriana non l'hanno vista rientrare, hanno immediatamente denunciato la scomparsa negli uffici del locale commissariato. I due fratelli della donna ed altri amici sono stati ascoltati fino a tardi dalla mobile, così come disposto dal sostituto procuratore Yolanda Gaudino, che coordina le indagini. Intanto si è in attesa della fissazione della data per l'autopsia, che dovrà chiarire con certezza quanti colpi hanno centrato il corpo della donna, rinvenuta con il volto coperto da alcune erbacce, strappate dal terreno incolto dove si era accasciata sotto il fuoco, aperto chissà da chi. Scomparse le prostitute da tutto il rione ferrovia, nessuno sa che fine abbiano fatto, eppure lunedì sera qualcuno di loro avrebbe potuto notare qualcosa, magari il tipo di auto sulla quale Esther era salita pochi minuti prima della sua morte, il tipo di veicolo che da Viale Virgilio ha imboccato la stradina in terra battuta lungo la quale la giovane nigeriana ha trovato l'atroce morte.
La Guardia di Finanza di Torre del Greco in provincia di Napoli ha arrestato un 49enne accusato di aver abusato sessualmente di una ragazzina di 13 anni. L'uomo, finito nella casa circondariale di Napoli, è indagato per atti sessuali con una minorenne per false dichiarazioni. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Torre del Greco, è stato notificato all'indagato nel pomeriggio di ieri. Chiediamo chiarezza e vogliamo sapere che tipo di rifiuti ci sono lì sepolti e quali sono i pericoli per la popolazione. È quello che chiede il sindaco di Casal di Principe, Renato Natale. Intanto nell'area indicata dal pentito di Camorra, Schiavone, proseguono le ricerche. Giornate di intenso lavoro a Casal di Principe. Nell'area indicata dal pentito Carmine Schiavone, gli uomini della forestale e i tecnici dell'ARPAC sono alla ricerca di rifiuti probabilmente interrati anni fa. Finora sono venuti alla luce scarti di lavorazione, edile, plastica e tanto altro, per un totale di circa 150.000 metri cubi di rifiuti. E proprio su ciò che sta emergendo, il sindaco di Casal di Principe, Renato Natale, chiede maggiore chiarezza. Allo stato attuale, ad oggi, io so soltanto le notizie giornalistiche, quelle che mi vengono riportate dai giornali. Mi aspetto che qualcuno prima o poi ci dica che cosa hanno trovato e che cosa c'è e quali sono i reali pericoli, che possa anche aver trovato degli stracci, possa anche aver trovato dei materiali di risulta o fanghi derivanti dalla pulizia dei Reggi Lagni, ma tutto questo potrebbe non essere pericoloso, almeno non essere pericoloso in modo immediato per la popolazione. Noi chiediamo di sapere che tipo di rifiuti ci sono. Una cosa è se ci sono radiazioni, un'altra cosa è che ci sono stracci vecchi o che ci siano materiali di risulta. Sempre un danno al terreno è, sempre un fatto illegale è, sempre un arricchimento illecito è stato per chi lo ha fatto, però sono molto diverse da situazioni in cui invece possono essere pericolose per la salute. Quindi bisogna però sapere che cosa c'è, cosa faremo per pulirla anche, no? Parliamo sempre di rifiuti, spostiamoci a Salerno. Il vicepresidente regionale Bonavitacola ha annunciato lo stanziamento di 45 milioni di euro per il ciclo rifiuti in tutta la regione Campania. L'obiettivo è quello di arrivare al 65% della raccolta differenziata. Intanto il governatore De Luca affronta l'argomento del maxi condono edilizio in Campania e dice: non dico no alle sanatorie tombali, ma rifiuto anche l'ambientalismo idiota. Giovan Battista Lanzilli, scusa. La stazione marittima di Salerno ha ospitato la presentazione del programma Ricicla Estate 2016 che vede impegnate Legambiente e CONAI in una campagna di informazione, sensibilizzazione e animazione nelle località turistiche e balneari della Campania. Il vicepresidente della giunta regionale Fulvio Bonavitacola ha annunciato l'impegno della regione con 45 milioni di euro a disposizione per migliorare la gestione dei rifiuti sul territorio. A parte un dato ancora molto negativo del comune di Napoli, mediamente in regione Campania abbiamo una raccolta differenziata attestata al 50%, che la colloca tra la prima regione del sud e la prima regione d'Italia. Noi vogliamo arrivare al 65% entro il 2020. Destineremo 45 milioni per sostegno e all'utilizzo di personale distaccato, personale proveniente dai consorzi di bacino che sono stati impegnati negli anni scorsi in questo settore, e anche per la dotazione delle attrezzature, quindi mezzi meccanici e tutto ciò che occorre alla raccolta. Presente ai lavori anche il governatore Vincenzo De Luca, il quale ha rivendicato il piano inviato a Bruxelles. Niente più termovalorizzatori, spinta per la differenziata e gli impianti di compostaggio. L'obiettivo è anche cambiare un'immagine della Campania che è lontana anni luce dalla realtà, ha tuonato l'inquilino di Palazzo Santa Lucia. De Luca ha poi affrontato anche il tema dei circa 80.000 alloggi abusivi, prendendo le distanze sia da quello che ha definito un ambientalismo idiota, sia da chi propone sanatorie tout court per tutti, sollevando i dubbi della presidente nazionale di Legambiente, Rossella Muroni, che ha partecipato ai lavori. Quello che noi chiediamo innanzitutto è un confronto, chiediamo trasparenza, chiediamo che in questa regione non venga costruito neanche più un metro di cubo di cemento abusivo e chiediamo soprattutto che si smetta anche da parte di una parte del PD di fare campagna elettorale sulle promesse di sanatoria, perché questo sì davvero che distrugge la Campania e mette a rischio la salute dei cittadini. Intanto oggi ad Avellino c'è stata la 24 ore di stop alla raccolta dei rifiuti. Da 28 mesi senza rinnovo del contratto, gli operai di Irpinia Ambiente hanno scioperato in cortea davanti alla sede di Confindustria. I lavoratori del settore ambientale sono da 28 mesi senza rinnovo del contratto nazionale. Da questa mattina stop alla raccolta e corteo partito davanti alla sede di Confindustria. Gli operai protestano le mancate trattative che si stanno prolungando senza giungere a nessuna conclusione.
Noi rischiamo 630 posti di lavoro, effettivamente, perché la società ha dichiarato ieri che se nell'arco di questi gli ultimi 20 giorni non varia normativa regionale invierà le lettere di precedenziamento. Noi dispiace che se si crea questo disagio, però purtroppo sono da 28 mesi che noi... Dovete tutelare anche gli operai, i lavoratori. Cerchiamo di tutelare tutti i lavoratori, noi lavoratori, tutti insieme. Stiamo protestando perché sono 28 mesi che siamo senza contratto e in più ci vogliono applicare le nuove norme se Job Ax anche per i nuovi vecchi assunti e non va bene. Perché non va bene? Non va bene perché il più anziano, il più giovane di noi ha 30 anni di servizio. Non è che alla sera della mattina ci troviamo con le nuove norme. È calma che ti possono licenziare dalla sera alla mattina senza motivo, questo è un rischio, è un grosso rischio che non dobbiamo permettere. Qua tutti hanno mutuo, famiglie e bambini. Anche se create un danno alla cittadinanza. Ma noi nei primis chiediamo scusa alla cittadinanza per i danni che stiamo facendo, però non è colpa nostra, è colpa del governo centrale, della regione Campania e anche della nostra parte territoriale che è Fise. Non può insegnare per il suo aspetto fisico. È la storia di Erminia Maio, giovane professoressa avellinese, che è stata rifiutata da un istituto scolastico di Brescia perché la sua disabilità è stata ritenuta diseducativa. Questa mattina il padre della giovane ha protestato davanti all'Istituto Agrario di Avellino. Sentiamo. Una laurea magistrale con il massimo dei voti, un dottorato triennale con l'abilitazione alla libera professione di agronomo, eppure Maria Erminia Maio, nonostante i titoli e le abilità, non può insegnare a causa del suo aspetto fisico. La ragazza avellinese è stata rifiutata da un istituto di Brescia perché il dirigente considera il suo aspetto fisico diseducativo. Maria ha una semiparesi dei muscoli facciali, ma non per questo non ha continuato il suo percorso, tanto è vero che è stata abilitata all'insegnamento, ma la sua odissea inizia a Brescia, dove il dirigente la invita a rinunciare. E il papà di Erminia, il professore Giovanni Maio, questa mattina ha protestato davanti all'Istituto Agrario, la scuola frequentata da sua figlia. Iniziare la protesta davanti a questa scuola è perché mia figlia è stata alunna di questa scuola. Diciamo che ha trovato una persona, un dirigente scolastico che l'ha rifiutata. Battaglia di una vita per farsi, certo, accettare. Allora, io posso, l'ho scritto anche nel documento, nel primo incontro che ho avuto con il dirigente scolastico di Brescia, dopo che lui mi ha detto vostra figlia io la sottoporrò a visita medica competente, ha avuto la faccia tosta a dirmi che non ha problemi, inclina la testa e tant'altro, io gli ho risposto in questo modo, che all'età di 6 anni sono stato presso l'Universale Sapienza di Roma e la neuropsichiatra Marinelli, professoressa universitaria, mi ha detto queste testuali parole: vostra figlia è una persona perfettamente normale. L'Italia non è più il paese che esporta cervelli e importa braccia, lo ha detto il sottosegretario alla cultura Antimo Cesaro, intervenuto nel pomeriggio alla rassegna Montoro Contemporanea presso il convento di Santa Maria degli Angeli Torchiati di Montoro. Ad accoglierlo il primo cittadino Mario Bianchino, il prefetto Carlo Sessa, il provveditore Rosa Grano, Giuseppe Ofiero. Quando mi trovo qui in un chiostro di un complesso monumentale cinquecentesco e vedo dei giovani che, accompagnati dall'amministrazione comunale, sono avviati su un percorso di qualificazione culturale dei luoghi, su percorsi di crescita professionale all'insegna della cultura, allora diciamo che abbiamo un'altra Italia da raccontare, un'Italia che ha costante consapevolezza delle difficoltà e dei problemi, ma anche un'Italia che guarda con fiducia al proprio futuro, consapevole delle grandi opportunità che la nostra storia e le nostre risorse possono rappresentare. Ci sono fondi ordinari, fondi straordinari europei. Occorre saperli investire in progettualità degne di questo nome, all'insegna della trasparenza, della concretezza, perché ora non abbiamo più attenuanti generiche, abbiamo solo la voglia di ripartire come paese, contrariamente ad una narrazione antipolitica che vuole necessariamente far cadere un velo di tristezza sul nostro grande paese. Noi siamo l'Italia, noi siamo la Campania, noi siamo Avellino e siamo Montoro. Siamo eredi di una storia millenaria, non ci hanno fermato vicissitudini del passato, guardiamo con rinnovata fiducia al nostro futuro.
A Salerno un viaggio simbolico che ripercorre al contrario le rotte dei migranti fino a Tunisi, nel segno dello sport e della solidarietà tra i popoli. Si parte il 25 giugno, stamane la presentazione. Rossella Stranese. 569 miglia in kayak per ripercorrere al contrario il Mediterraneo, perché questo mare torni ad unire e non essere più la tomba di migliaia di vite umane. Si parte tra 12 giorni da Agropoli, nel segno della pace e dello sport. Si farà tappa a Tropea, Palermo, Trapani e infine Tunisi. Il progetto umanitario è sostenuto con convinzione dalla CGIL. Un progetto umanitario, una condivisione dell'appartenenza alla mediterraneità. Con i tunisini abbiamo già iniziato un rapporto, sono stato giù invitato dal console tunisino a Napoli e ho visitato il Museo del Bardo. Il Museo del Bardo è un santuario della mediterraneità. I tunisini ci hanno chiesto di far sentire la loro voce e noi abbiamo condiviso con loro, diciamo, questo desiderio, questo progetto. Naturalmente in questo viaggio tratteremo anche degli aspetti scientifici e culturali, affronteremo lì dove ci fermiamo alcuni aspetti legati alla sicurezza alimentare della dieta mediterranea. Questa iniziativa è un'iniziativa di solidarietà ed è importante perché ripercorre i tragitti al contrario delle imbarcazioni che arrivano qui con i profughi, quindi un valore simbolico molto forte di solidarietà e di fare di questo mare quello che è, un mare che unisce, un mare dove si incontrano le culture, un mare nel quale si deve professare la pace. Le innovazioni digitali a prova di impresa, esperti a confronto a Confindustria Avellino, sentiamo. Le innovazioni digitali a portata di impresa, imprenditori industriali a confronto nella sede di Confindustria di Avellino per discutere dell'importante tema. Il seminario, organizzato dalla piccola industria di Confindustria in collaborazione con Telecom Italia, è dedicato alle soluzioni del mondo informatico destinate alla crescita delle piccole e medie imprese. Al tavolo dei relatori, i più autorevoli rappresentanti delle aziende italiane, come Antonio Palumbo, responsabile di Telecom Italia del Sud Italia, Michele Di Gregorio, referente per l'innovazione di laminazione sottile e Giulio Capacchione, manager della Grimaldi Group. A presentare le più recenti innovazioni con applicazioni e soluzioni capaci di innalzare le capacità di business delle imprese, Daniele Marazzi, esperto di Partners Innovation. Le strategie e soluzioni per la trasformazione digitale delle aziende italiane è stato l'oggetto della tavola rotonda alla quale hanno partecipato Rosalba Agnello, manager di Packard Enterprise, Andrea Funari, presidente piccola industria regionale, Andrea Giorgio, presidente piccola industria di Confindustria Avellino, e Antonio Palumbo, responsabile di Telecom Italia. Sono stati inoltre presentati i casi di successo delle imprese campane e i risultati di una indagine sulla innovazione condotta a livello nazionale dalle testate giornalistiche 01 e Digital for Business. Adesso parliamo del Napoli Teatro Festival, anteprima nel carcere minorile di Nisida. Protagonista assoluto Michele Placido, che ha interpretato Prospero nella Tempesta di Shakespeare in una traduzione di De Filippo. Ecco, proprio l'attore annuncia dal carcere minorile: potremmo portare quest'opera a Scampia, lì non c'è solo il brutto di Gomorra. Il debutto del Nisida Teatro Festival Italia è fatto di tufo, di mare, di privazione di entrambi. Nisida è il carcere minorile, il teatro. Il presidente della Fondazione Campania del Festival, Luigi Grispello, apre l'anteprima nella sala del penitenziario. Obiettivi del festival: attrarre a Napoli le produzioni migliori ed esportarne, magari creando occupazione qualificata. Protagonista Michele Placido nel ruolo di Prospero in una tempesta tradotta da De Filippo. L'attore promette: la prossima volta andiamo a Scampia, che non è solo il brutto di Gomorra, ma anche tanta voglia di riscatto. Proprio il teatro, spiega l'attore, potrebbe aiutare i ragazzi di Nisida piuttosto che quelli di Scampia a trovare una strada buona. Scampia non è solo il brutto di Gomorra, ma anche la voglia della gente del riscatto, che vivono là in quei quartieri, sfortunatamente vivono in quei quartieri in cui noi siamo riusciti a far poco, dico noi le persone per bene. E beh, allora noi le persone per bene dovremmo dare una mano. Questa esperienza io l'ho già vissuta su un set cinematografico che era Mary per sempre. Dopo quei ragazzi presi dalla strada, recitando appunto in quel film, molti di loro, e ancora tuttora ci sentiamo, hanno aperto piccole attività dopo quell'esperienza.
esperienza e hanno trovato la strada buona, come si dice. Proprio la riscoperta di questo dialetto che ci porta ad amare ancora di più la lingua napoletana, perché è una lingua che si sta sempre più, diventa sempre più bastarda, non so come dire, nel senso non sta perdendo significato, mentre questa roba qua, penso al gran lavoro che ha fatto Edoardo, ancora di più ci fa vedere le radici di quello che è stata Napoli. Da parte mia è tutto, a seguire il TG Sport, grazie per l'attenzione, buona serata.